Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a The Fermi Paradox. Iniziamo con un evento di scarsità, infatti sulla arca che i delfini hanno mandato nello spazio c'è un problema, non ci sono abbastanza risorse e c'è la probabilità che si arrivi a ammutinamento e violenza. Iniziamo questo episodio dando un'occhiata a questo evento, intanto vedete che l'arca si è distanziata dal pianeta, ci sono 9.137 delfini, c'è la possibilità di una guerra, la possibilità di una crisi o la possibilità di utilizzare precauzioni. Sono stati introdotti degli eventi, dovete sapere che questo gioco è ancora in early access e adesso giochiamo questo episodio con la 060 e 02, quindi una nuova versione, e questa cosa degli eventi randomici sembra essere interessante. Io lancio una crisi perché comunque tra una guerra e la possibilità di una crisi che non porta una guerra, vediamo. C'è la possibilità che le etiche scendano, ma ora che cosa succede nella migrazione dell'arca? Migrazione di scarsità. Le infrastrutture dell'arca stanno andando in malora perché le risorse stanno diventando scarse. Molti sistemi tecnologici non sono più utilizzabili e i computer si stanno rompendo mentre oh mio Dio, mentre l'equipaggio sta vendendo conoscenza al fine di sopravvivere. Wow. Praticamente ci viene detto che dobbiamo mitigare la scarsità. Possiamo avere una decrescita tecnologica che ci darà dei punti di sintesi e aumenterà le risorse, una grossa migrazione che comunque costa meno rispetto al tecnologico di che ho una migrazione regolare. Allora, facciamo una migrazione regolare di risorse dalla tecnologia al cibo. Questo abbassa la tecnologia, ma vedete che avremo 144 anni di risorse. D'accordo, usciamo di qui nella speranza che le risorse vadano meglio e continuiamo a vedere i vari sistemi. Ho visto qualcosa che mi interessava perché sembra che adesso sulla Terra si possono utilizzare migliori risorse. Tra l'altro vedete che presto i due raggi delle radio di Kular e della Terra si incroceranno, ma ho sbagliato nello scorso episodio perché ho pensato che incrociandosi ci sarebbe stata la possibilità di stabilire un contatto, ma in realtà il raggio radio deve arrivare a toccare il pianeta per essere ricevuto e per stabilire una connessione e quest'altro deve arrivare alla Terra per una risposta, di conseguenza sono stato un po' troppo, come possiamo dire, un po' troppo ottimista. Andiamo a Rama perché c'è una nuova età tecnologica. Infatti, i Rama hanno raggiunto l'età nautica. I Rama, sapete, sono questi crostacei, incroci tra crostacei e piante, molto interessanti. E salto la descrizione perché l'abbiamo già vista con le altre specie, ma adesso possiamo fare una scelta: saggezza, avanzamento o potere. Andiamo di avanzamento così guadagniamo più risorse e più popolazione, quindi cerchiamo di fare un boost. Ci sono già 83 milioni di Rama che sono già in età nautica, questo è notevole. Fatemi vedere i Kular che sono i più evoluti della galassia al momento. Nulla di interessante, caro. I Rama adesso. Eh? Ah, perché i Rama vivono qui. Ok, mi ero confuso. Non avevo ben capito se i Rama potessero viaggiare verso un altro pianeta, ma mi ero veramente confuso. Alcuni delfini dell'arca sono rimossi dalla loro zona, ok? Andiamo a Glise. Magari possiamo continuare adesso a lavorare su Glise fino a che non ci sono degli eventi che sviluppano una nuova razza. Allora, conoscenza sul sistema solare, andiamo a vedere. Spoken programming language. I delfini sono così connessi ai loro computer che hanno adottato un linguaggio naturale per interpretare le macchine. Cioè, hanno adattato il loro linguaggio naturale so che, in modo che possa essere interpretato meglio dai computer. Una sorta di comando vocale per però la lingua dei delfini. E possiamo spegnere. Possiamo spendere un sacco di punti scienza per
per avere un grande boost tecnologico in questo caso che ci porti a superare la Cyber Age. Sarebbe davvero, davvero utile spingere la scienza qui. Ok. Recuperiamo sempre punti di sintesi. Il più possibile. Nuovo delfino. Andiamo a vedere se sull'arca c'è qualche possibilità. Più popolazione è un bel problema. Prendiamo un evento random. Un capitano si è ritirato, va bene. Andiamo adesso in madrepatria. Lasciamo l'arca e torniamo sulla terra. Perché i Code Talker Sage Multitude hanno raggiunto l'età solare. Allora, Code Talker, perché adesso questi delfini parlano con il codice. Sono tutti interconnessi. Va bene. Avendo superato i limiti di propulsione e di ingegneria, i Code Talkers adesso sono in grado di costruire delle astronavi capaci di esplorare e colonizzare il loro sistema solare. Ok, peccato che abbiano lanciato un'arca quando erano ancora nell'età industriale, che probabilmente va a carbone, ma non ci hanno pensato al tempo. E adesso vedete che i delfini vestono questa tuta spaziale, letteralmente. E possiamo scegliere un'età di risorse e popolazione. Oppure saggezza e scienza. Andiamo su saggezza e scienza. Così facciamo aumentare ancora di più l'utopia delfinoide. 7,2 miliardi di delfini sulla Terra. Wow! Non male, cosa dite? A culla c'è qualche evento divertente? Nada. Allora andiamo sull'arca. Bustiamo le risorse. Abbiamo creato un protocollo di efficienza e bustiamo anche l'etica di questa nave. E anche la scienza. Magari se riusciamo a passare all'età nucleare sull'arca sarebbe davvero buono. Allora, attenzione, perché i cooler hanno sviluppato delle armi laser. E questo può diventare un problema. Questo può diventare un problema. Anche perché loro sono già a livello 8 da un po' di tempo. Possiamo abbassare il loro potenziale di danno. Preveniamolo. Guardate, spendendo soltanto 10 abbassiamo il potenziale di danno dei cooler, che sono avanzati, hanno una buona utopia, sono 10 miliardi e sono al 42% dell'età solare, come la chiama il gioco. Intanto adesso i due raggi si toccano, e come volessi dimostrare, avevate ragione voi, non avevo ragione io, non c'è il contatto. Andiamo su Irama? No. Andiamo sull'arca. Evento random. Nuovi protocolli per creare nuove risorse, forse? Chi lo sa? Torniamo al madre patria, delfinosa. Ok. Possiamo raccogliere più risorse degli asteroidi. Potenziamo l'utopia. E la scienza. Stavo per prendere le risorse, ma andiamo a boostare la scienza perché, ragazzi, vi ricordate che i Cular erano i più avanzati della galassia, tecnologicamente parlando? Adesso i delfini li hanno superati. Li hanno superati e sono veramente... stanno andando come dei razzi. Intanto sull'arca c'è un evento. Un conflitto armato. No, un conflitto armato sull'arca, ragazzi. Non ci vivrei mai su quell'arca. Sì, ci sono delle ribellioni violente. Intanto l'arca è però a metà strada tra i due sistemi. Chiediamo un conflitto regolare che ucciderà 874 individui. Però non possiamo fare altrimenti. E adesso miglioriamo anche un po' la crescita. Ok, usciamo di qui. L'arca ha raggiunto una situazione in cui ricicla più di quanto consuma. Però a me non sembra che... scusate, continuo. Non sembra che questo stia dando dei vantaggi. Non lo so. Torniamo dei Code Talkers, che ormai è il nome dei delfini. 92%. Sono molto vicini al prossima,
alla prossima epoca e onestamente non so quale sarà. Attenzione, lo scopriamo adesso. No, ti prego, 100%, sì, New Technological Age. Siete pronti? Siete pronti? Avete lasciato un pollice in su, ragazzi? Avete lasciato un commento per supportare il lavoro che facciamo su questa community? Fatelo, forza, così l'algoritmo ci spinge come i delfini spingono la loro comunità ultratecnologica. E adesso andiamo a vedere la nuova tecnologia. Abbiamo trovato l'età della velocità della luce. Light Speed Age. Wow! Correndo alla velocità della luce, i viaggi interstellari sono accorciati da... praticamente cambiano da secoli a poche decine di anni. I Cold Talkers hanno stabilito una nuova record di velocità. Hanno stabilito un nuovo record di velocità in aree come il computaggio quantico, cioè il calcolo quantico, i jet e le miniere di pianeti lontani. Questo è interessante. Voglio vedere se adesso le risorse della Terra sono migliorate. Scarse fa 400 anni, mai una gioia. Possiamo prendere saggezza e scienza oppure avanzamento. Prendiamo saggezza e scienza. Spendiamo dei punti sintesi, ma questo già boosta al 10% la scienza e porta l'utopia al 49%. E mi chiedo se possono viaggiare ovunque, perché non vanno a Kular a trovare i loro vicini. Non lo scopriremo mai. Va bene. Provo a vedere se anche i Kula riescono a raggiungere questo stato. Sono andati avanti perché sono al 64%, però non troppo. Intanto i Rama hanno sviluppato qualcosa. Riduzione su Tau Ceti. Aia, penso che sia un evento brutto. No. Ah, riduzione perché non c'è bisogno di viaggiare perché hanno inventato il telegrafo addirittura. Quindi sono già in età industriale. Sono nautica, come hanno fatto ad avere il telegrafo? Diamogli uno sviluppo regolare in modo che bustino le risorse. Wow! Hanno praticamente raddoppiato le risorse. Adesso ho capito cosa serviva. Quest'arca mi mette un po' di paura. Ok, intanto la scienza sale. Morto uno scienziato. Mettiamo l'utopia. Dedichiamoci un attimo all'arca per cercare di superare questa epoca. Perché è importante che non muoiano di stenti con le risorse che continuano a scendere. Busta, busta, forza. Busta questa scienza. Ok, i Kula hanno uno sviluppo. Crescita su Rigel. Wow. Allora, i Kula adesso possono modificare il loro patrimonio genetico alla nascita e possono diventare immuni ad alcune malattie, eccetera. E questo praticamente potenzia incredibilmente l'aspettativa di vita nel sistema dei Rigel. Quindi quanta gente, quanta popolazione salirà. Wow. Possiamo perdere 40 punti di sintesi per avere un boost incredibile, ma sono 15 miliardi. Io dico dead end e guadagno la sintesi, perché in questo modo tanto non serve che crescano così. Sono 15 miliardi, ragazzi. E che è sta cosa? Facciamo crescere un po' la popolazione di delfini, anche se le risorse vanno a scendere, forse salirà velocemente anche la scienza, chi lo sa. Comunque quando clicco sulle risorse qui non migliorano, ahimè. Quindi forse è meglio veramente investire sulla scienza. Progresso scientifico. All the way. Perché siamo a 95?
c'è uno sviluppo sull'arca. Distruzione della nave. No, ancora. Ok, abbiamo incontrato una gigantesca nube di detriti spaziali polverizzati che finiscono per polverizzare anche noi se non siamo attenti. Completa estinzione, close call non lo possiamo fare, minimal survival. 10.000 delfini muoiono. E sapete quanti ne rimangono? Ne rimangono 500. Rimangono 500 delfini sull'arca di 10.500. Aiuto. Ovviamente adesso le risorse dureranno per 1.500 anni, quindi forse in questo modo abbiamo risolto il problema del viaggio interplanetario. Sembra veramente una follia quello che ho detto, ma in realtà se l'arca rimane, loro possono viaggiare per 1.500 anni, perché adesso sono molti meno. Ok, fermi tutti perché abbiamo raggiunto la prossima epoca dopo quella dell'età della luce, la singolarità. I Code Talkers hanno creato delle macchine capaci di migliorarsi da sole. Questi costrutti possono costruire copie di se stesse autonomamente che potenziano il loro potenziale, generazione dopo generazione. Il percorso verso la vera intelligenza artificiale adesso è pronto, è chiaro. Praticamente le macchine non hanno più bisogno di umani per costruirsi perché si costruiscono e si programmano da sole. E ad ogni step di programmazione, praticamente raggiungono la singolarità e non servono più gli umani. Siamo in singolarità, c'è scarsità di risorse. Prendiamo un avanzamento normale, fra 300 qualcosa anni finiranno le risorse, non c'è più un avanzamento tecnologico, servono altre tre civiltà in singolarità se vogliamo vincere la partita. Ok. E si devono incontrare a questo punto. Però non credo che l'arca valga come altra civiltà, non penso, non ne sono certo. Ok, vediamo un po'. Iniziamo a potenziare la scienza anche di Teossetica, quella più indietro rispetto a tutti. Che adesso voglio andare sull'arca. Voglio potenziare questo dannatissimo Nuclear Age, perché... Tra l'altro la crescita scende dell'8% tutte le volte, cioè quindi i delfini stanno morendo sulla nave. Questo è un problema molto grande. Io credevo che, essendo meno, adesso non morissero. Invece si va incontro una lenta estinzione. Che delle malattie, intanto, con i Rama, creano un problema. Sono mezzo miliardo. In tutta onestà, io guadagno sintesi e li depopolo massivamente. E da mezzo miliardo... Rimangono mezzo miliardo, semplicemente crescono meno rapidamente. Io guadagno tutta questa sintesi. Vabbè, a questo punto, bene per me. Pompiamo un po' la crescita di popolazione finché si può. Oh mio Dio. Forza. Dobbiamo riportare la crescita di popolazione in positivo. E anche la scienza. Ok, c'è una crisi di risorse a Kular. Scarsità. I campi di asteroidi stanno diventando scarsi a Rigel. Quindi che cosa mi fai scegliere? Crisi, precauzione, guerra. Crisi. No consequence. Sì. No. Ostilità. No. Purtroppo parte la guerra. Shit. Nuovo evento perché parte una guerra a Rigel. Forti ostilità, basteranno il pacifismo e la scienza. Regolari. Pochino. No, prendiamo regolari. Scenderà un po' la scienza e la crescita, ma onestamente... Eh
è sceso da 98-93 e adesso sta tornando a risalire, dai. Siamo sempre messi malissimo con le risorse, 100 anni alla fine. Però intanto c'è il discorso del depopolamento sull'arca che va gestito. Facciamolo come ultimo evento per oggi. La circolazione dell'acqua sull'astronave è inefficiente, ok? Qui dobbiamo fare prevenzione per evitare che il depopolamento proceda. E a Kular devo depopolare anche qui. E dare più scienza. Aspettate che forse qui saliamo. Forse qui passiamo all'età del viaggio fotonico. Ok, iniziamo ragazzi ad abbassare la velocità con cui la popolazione cresce. Perché si è messi male altrimenti. Boom. Signori, anche il sistema di righe adesso va in light speed age. Potrebbero essere i secondi che entrano nell'età della singolarità. Teoricamente. È interessante perché non hanno ancora incontrato altre civiltà, ma hanno già raggiunto la singolarità. Ok, allora chiudiamo questo episodio qui con il sistema di solare che ha raggiunto la singolarità con i delfini. Un'arca delfinoide che sta letteralmente combattendo contro il destino, ma ha superato la metà strada prima di arrivare a Gize. I Rama, che nonostante siano i più indietro di tutti, non stanno andando affatto male, sono già a metà dell'età nautica e presto arriveranno in quella industriale. E poi ci sono i Kular, che sono i prossimi candidati alla singolarità. Fino a pochi episodi fa erano la razza più tecnologicamente avanzata, ma poi i delfini hanno fatto questo rush incredibile. Amici, vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi ricordo come sempre di lasciare un pollicione in su e meglio per ora è tutto. Noi ci vediamo alla prossima.